Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovo video di pensiero computazionale apprendimento creativo. Io sono Boris e oggi vi accompagno nell'esplorazione dell'Unplugged. Ma che cos'è l'Unplugged, vi chiederete? Beh, per scoprirlo dimentichiamoci per un momento dei computer, dei tablet e dei cellulari. E apriamo invece un libro. Anche uno di cucina come questo può andar bene. Scegliamo quindi una delle ricette disponibili, con il suo elenco di ingredienti, la procedura descritta passo passo per la preparazione e le immancabili curiosità di contorno. Ah, e non dimentichiamo di quel pizzico di interpretazione personale che non guasta mai. Io dal mio ricettario ho scelto la paella valenciana. Non credo di averla mai preparata. E voi? Preparare una paella valenciana è un'attività che ci permetterà di individuare nella quotidianità quelle competenze tipiche del pensiero computazionale, come ad esempio comprendere un problema, scomporlo in sottoproblemi e ovviamente elaborare una procedura per risolverlo. In seconda battuta, preparare una paella valenciana ci permetterà di capire come creare, inventare un kit di pensiero computazionale senza utilizzare la tecnologia, che poi è il motivo per cui questo tipo di attività viene definito unplugged, senza tecnologia appunto. In ultimo, ma non per questo meno importante, preparare una paella valenciana ci permetterà di progettare nuove attività didattiche valide per tutte le discipline. Ma torniamo alla preparazione della nostra paella. Per rendere il lavoro più interessante, ho scomposto il testo della ricetta in modo da ottenere un insieme disordinato di istruzioni. Ora, il nostro scopo è ricomporre la ricetta nella maniera più sensata possibile, o almeno si spera. Quello che ho appena proposto è un problema di ordinamento ed esistono diverse strategie per risolverlo. Possiamo classificare in sottoinsieme le singole istruzioni, come ad esempio cercare tutte quelle che riguardano il peperone, oppure cercare soltanto quelle che descrivono il lavaggio di tutti gli ingredienti. Il lavoro di ordinamento si sposterà quindi su questi sottoinsiemi. Oppure possiamo scegliere un'istruzione alla volta e valutare la sua posizione all'interno della ricetta che stiamo via via componendo. La strategia più comune rimane comunque quella che prevede un mix delle due che ho appena descritto, ma il punto è che qualunque strategia scegliamo di adottare ci porterà sicuramente a ridefinire il problema di partenza in problemi più semplici da gestire. Un po' come quando cerchiamo di ricomporre un puzzle, no? Prima ci concentriamo sulle porzioni del bordo, poi quelle del cielo e del soggetto e solo alla fine le assembliamo per completare il tutto. Un altro esempio di attività unplugged che ci permette di consolidare le competenze del pensiero computazionale è la creazione di una guida per creare un origami. Questa attività in particolare ci consente di approfondire il concetto di algoritmo inteso come una sequenza ordinata di istruzioni per risolvere un determinato problema. Proprio in quest'ottica può essere utile prevedere una seconda fase alla prima parte dell'attività che chieda a un secondo gruppo di alunni di testare la bontà della guida ottenuta. In un'altra attività unplugged molto simpatica potresti invece vestire i panni di un robot. E di un robot in particolare che esegue alla lettera tutte le istruzioni che vengono fornite dalla classe per svolgere un semplice compito manuale, come la farcitura di un panino ad esempio. Anche in questa attività ovviamente si consolida il concetto di algoritmo, ma in particolare si fa esperienza diretta della sequenzialità e non ambiguità delle istruzioni che lo devono comporre. In questo particolare capovolgimento dei ruoli, la classe riceve feedback immediati e ha molta più semplicità a identificare gli errori proprio perché questi feedback sono tangibili. Inoltre, non chiediamo alla classe nessuna abilità manuale per poter testare l'algoritmo, ma nei fatti chiediamo un semplice ragionamento collettivo.
Sono certo che abbiate già fatto uso dell'Unplugged nel corso delle vostre docenze. Quello che ci interessa in questa puntata è spingerci ad applicarlo a tutte le discipline, non solo alla matematica e alla tecnologia, per intenderci. Entro il prossimo incontro, che trovate indicato nella descrizione di questo video, provate a progettare un'attività Unplugged che combini il pensiero computazionale ad un argomento a scelta della vostra disciplina. L'attività Unplugged che progettate deve essere senza tecnologia, deve presentare un problema scomponibile in sottoproblemi e deve prevedere diverse strategie di risoluzione. Per quanto riguarda invece i principi di pensiero computazionale, ricordatevi del concetto di algoritmo, della sequenzialità delle istruzioni e della non ambiguità delle istruzioni. Nel prossimo incontro sincrono ci confrontiamo sulle vostre idee di Unplugged in modo da arricchire la progettazione della vostra attività didattica. Io non ho nient'altro da aggiungere se non augurarvi buon lavoro e salutarvi in vista della prossima puntata. Ciao a tutti!